siamo, mentre c'è 30 secondi li potremmo contare anche mentalmente insieme adesso, perché a un certo punto il telo cade, come nei teatri, succede qualcosa, quindi noi aspetto un attimo il mio partner in crime che avete già conosciuto il 28 e siamo pronti per cominciare. Innanzitutto vi ringraziamo per essere qua ancora una volta, è veramente un'emozione stare da un'altra parte, fuori dalla struttura, è qualcosa di veramente inspiegabile, come se fosse una prima volta ogni volta che siamo qui, come il 28, fa un po' paura, ma è una paura bella, creativa. Quindi Mr. Magic, ci sei? E ci sono, Mauro! Buonasera! Oh, buonasera! Buonasera! Buonasera, allora! Sai che, mi sei un po' mancato, sai? Vabbè, ho capito, ti lascio da solo 30 secondi, ti manco già, vabbè, così, dai. Allora, vai, dimmi tutto. Noi abbiamo avuto un'idea, innanzitutto ci siamo chiesti come si può riassumere in mezz'ora una stagione intera, sì. Intera. E noi ci siamo fatti delle domande, ci siamo messi lì a tavolino, abbiamo fatto questo, quell'altro, a volte perdevamo un po' il seminato, perché dicevamo, ne abbiamo fatte tante, cosa portiamo qui a Marina di Camerota? E che portiamo? Questa bellissima serata all'insegna del turismo e dello spettacolo. E allora ci siamo ricordati di una cosa. Di che? Ti ricordi di quella volta in cui abbiamo fatto una piccola esibizione un po' circense, c'era un po' di sputo, qualche effetto pazzesco? Sì. Pensa un po', caro Mr. Magic. Pensa. Sì, penso. Iniziò tutto con un bastone. Thank you.
Eh sì. Questo era il momento successivo. Come se fosse ieri, e poi alla fine dell'esibizione chiaramente liberavamo la base dalla sfera di cristallo. Così, piano piano. E one, two, three, arrivava fuori e noi facevamo un applauso per Teresa! Mi sembra ieri. Voilà. Bravo! E poi succede sempre una cosa in scena. Praticamente noi capitava ogni welcome, se non ricordo male, ogni show di presentazione, io ricevevo sempre quella chiamata, no? Da mia moglie. Sì, vabbè, ma non è il momento questo. No. Cioè, nel senso, capitava lì, ma tra l'altro ci mi sta vibrando il cellulare adesso. Mauro, saremmo. Dammi 5 minuti. Ma come 5 minuti? Allora, sei un uomo di palco, fai un po' di. Fai il mimo, non lo so, io devo fare una. Il mimo, dammi un po' di privacy, Maggi. Allora. Pronto? Ciao amore mio, sì. No, è situazione tranquilla, sì. Sì, no, stiamo provando. Sì. Sì, Maria Laide, sì, te l'ho detto. Io stasera sono a Marina di Camerota. No, Maggi, sta intrattenendo un attimo il pubblico. Sì, non mi pare così, Maria Laide, che mi fa impazzire, mi fai i versini degli animali. No, io ti aspetto. Sì, qui a Marina di Camerota. Sì. Vieni qua, amore mio, ti aspetto, sì. Ciao. Ciao Maria Laide, ciao. Ha fatto? Sì, scusami. Scusatelo, Mauro, cioè nel senso non per farmi. Scusate, non era. Cioè questo prendi, chiama, scelta. Scusatelo. Hai detto che stavi al telefono con Maria Laide, che è carina, sì. Hai detto che la stavi aspettando a Marina di Camerota, sì. Hai detto il nome di Maria Laide e la stai aspettando a Marina di Camerota. Ecco, tu pensa che è una coincidenza incredibile. Ma perché, scusami? Perché anche la ragazza con cui mi sto frequentando io e il mio amore si chiama Maria Laide e la sto aspettando proprio a Marina di Camerota. Adesso poi è assurdo le coincidenze, però sì. Credo che siamo nell'ordine e nell'ottica delle coincidenze. No, assolutamente, sì. Voglio dire, la mia Maria Laide è originaria, pensate un po', di Canicattì. No, te siamo amici da 15 anni, dai. Sì, poi Canicattì ultimamente ha avuto un'espansione urbanistica immensa. Vabbè, ormai sì, Roma, Milano, Canicattì proprio, guarda, sì, è enorme proprio. Ti dico che è una coincidenza, perché in realtà i genitori della mia Maria Laide hanno origini austrofinniche. Capito? Questo è pazzesco. Non facciamo i soliti italiani al bar che si fanno un amaro di troppo e dopo che se lo bevono fanno. No, chiaramente. È una coincidenza, mio. Anche perché per dirla tutta, sì. Ormai i nomi composti vanno di moda, voglio dire. Maria Grazia, Maria Paola, Maria Catena. Maria Laide. No, guarda, la cosa è incredibile, veramente. Sì. Ora che. Stiamo parlando proprio dell'argomento, ti dirò una cosa. Scusate, la mia Maria Laide c'ha un vizietto. C'ha un vizietto, tranquillo, ma che fai? C'ha un vizietto. Vai, qual è? Lei di solito mi fa dei regalini. Dei regalini. Pensa un po'. A ogni ricorrenza, che sia un compleanno, un onomastico, un anniversario, lei mi regala una suoneria personalizzata con il verso degli animali. Ammazza che regalo, Maure, incredibile. Lei quando mi chiama, certe volte, una volta mi fece quella del cane, no? Allora lei mi chiama e praticamente il cellulare fa Woof! Vabbè, ma quello è il cane, non è che ti sbagli, Una volta invece, compleanno di qualche anno fa, mi ha fatto quella del gatto, chiaramente lei mi chiamava, io rispondevo e faceva Miau! Vabbè, ma quella è la bestiola, Vabbè, allora ti metto la prova adesso. Sì. Una volta, anniversario importantissimo, mi ha fatto quella personalizzata con il verso del cavallo. Ah sì? Già. E ogni volta che mi chiamava faceva No. Adesso mi stai alterando. Non può essere la stessa Maria Laide. Perché la mia Maria Laide ha le extension. Sì, la mia Maria Laide è altissima. La mia è proprio super alta. Dalle ultime misurazioni misura 2,15 m. Ha
ma non può essere la stessa maniera di fare un motivo. Perché la mia c'ha un piccolo difettuccio. Lei ha un piccolo difettuccio, lei ha il ginocchio flosso e ogni volta che cammina fa. Ah sì, allora la mia c'è una roba veramente unica, cioè, c'è un tatuaggio fatto a Kuala Lumpur su cui sopra c'è scritto WANEME. Non è più sto inalberando, Mauro, mi sto inalberando, Mauro, calmati Mauro, calmati Mauro, mi calmo. Ma tu guarda, 15 anni di amicizia bruciati a Marina di Camerote. Che c'è? No, non c'è. Non c'è. Ma di qua. Ma c'è, guarda. Pinci. Ma dai. Pinci. Pinci. Ho capito. Allora, vai. Detto frammenti, Sì. Non può essere la stessa Maria Lloyd. Perché? Perché c'è una differenza. Ma qual è questa differenza? Mauro. Eppi qua. Sì. La mia Maria Lloyd. È una donna sposata. Ma anche la mia. Mauro. Ma non con me. Ma con me sì. Ma vabbè, ma allora che c'è? No. Aspetta, prima di fare l'infame gesto. Ma dai, ti ricordi il nome della nostra antica amicizia quando scoprimmo durante la stagione la meravigliosa voce di Daniele? Daniele Dorienzi. Certo, chi se lo dimentica? Chi se lo dimentica? Una voce incredibile, è arrivato. Io canto e noi abbiamo fatto, sì, vabbè. Poi ha cantato e ha cantato veramente bene. E ti ricordi che insieme omaggiamo una stella? Sì. La stella di Broadway. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè guardando quelle gambe muoversi, pensò stella, pensava Fred Astaire, e chi non ha mai visto nascere una dea, e chi non ha mai visto nascere una dea, non lo sa che cos'è la felicità. La roccia fu minestra e te lasso nel cielo.
una stella di la voce di Daniele D'Oriente. Perché Daniele D'Oriente? Non siamo riusciti a portarlo qui il significato, ma aveva a che fare con le notti d'Oriente. Ma adesso io sono, scusate, Maggi, dove sei Maggi? Eccomi, eccomi che arrivo. E voilà, buonasera. Ma scusa, ma... ehi, ma come ti sei conciato? Vabbè, ma è palese da che mi sono conciato. Un richiamo a un momento importantissimo della nostra stagione. Vediamo un po', chi sono? Sguardi intendenti. Ma come, scusa, Mauro, indovina chi sono. Beh, dai. Sei vestito di blu e allora sei un genio. È un genio della lampada. Ma chi è un genio della lampada? È un amico tuo? Che no, è come cognome? No, cioè, è fiscale, manca. È un genio, no, il genio. Oh, il genio, genio di genio. Quale film? Vediamo un po'. Lo vedi. Allora, come diceva lui giustamente, no? Dopo 10 anni la mia truna si ritrova col collo tutto incriccato. Allora, ragazzo mio, hai 3 desideri, attenzione, e puoi chiederne uno per chiedere altri 1000, prima regola, io non ammazzo. No. Quindi levatelo dalla testa. Seconda cosa, non posso far innamorare nessuno di nessuno. Terzo desiderio, non posso far resuscitare i morti in primo luogo perché non sono bello spettacolo, e secondo perché mi fanno anche un po' schifo. Ma che c'è così, te lo ricordi? Detto questo, chiedi pure tutto ciò che vuoi, amico mio. Bene, allora, non lo so, vorrei diventare un personaggio della Disney. Vediamo un po' se si può fare. Sai che ti dico, amico mio, ti faccio diventare una star, ti faccio diventare il grande Ali. Veramente? Eh sì, guarda, base pazzesca. E ricordi la canzone, quella lì che fa... Ecco, certo, eccola. Però aspetta, non sapevo niente di questo momento. L'arco a sua maestà, l'arco al grande Ali. Proprio voi, via da quel bazar. Ehi tu, proprio tu, c'è una grande star. Se il fato vorrà, il suo sguardo ti incontrerà. Campane suonate, tamburi rullate. Guardate, è proprio qua. Grande Ali, principe Ali, Ali Ababua. Faccia in giù, sempre più in giù, con umiltà. Se il posto non perderai, in prima fila sarai. È uno spettacolo che mai più tornerà. Grande Ali, eccolo lì, Ali Ababua. Muscoloso, meraviglioso, vale per 3. Se piace sua signoria, è mitico alla follia. È un'altra categoria, il grande Ali. Sono d'oro i miei 1000 gambetti, che tre di capo. I pavoni color oro e blu. No, veramente una roba incredibile. Le sue bestie sono per i gioielli. E per questo punto di film arrivano tutti quanti. C'è Barra, c'è che avuto il culo, c'è insultato. Piago, tutto quanto, poi c'è qualcuno che fa con me. Ali, grande Ali. Effetto pazzesco, hai visto? bene, signor genio, adesso allora, con il gioco dei desideri avrei veramente qualcosa da chiedere, no? Vai. Allora, vorrei tanto che questa stagione in realtà non finisse, è possibile? No, niente, ragazzo mio, non si può fare, ci sono delle pratiche burocratiche, tutto quanto. C'è un'altra, signor genio, ho sempre desiderato riuscire a volare su un tappeto magico, è possibile?
Li abbiamo finiti, avevamo le ultime forniture in magazzino. Ma signor Genni, i serpenteri sono farlocchi. No, scusa, ce l'hai con me? No, dico, ce l'hai per caso con me? No, no, amico mio, senti, stavo scherzando. Vai, chiedi pure tutto quello che vuoi, amico mio. Non chiedermi di avere la voce di Daniele, perché tesoro mio, io qui faccio desideri, non miracoli, abbi pazienza. Benissimo, allora vorrei avere una mise così luccicosa e blu come la sua. È possibile? Ma dipende quanto paghi. Però mica su, cioè, ho ancora tre desideri, è giusto? Te l'ho detto, quello là, quell'altro. No, signor Genio, qua stiamo facendo, prima che arrivasse lei qui sul palco, stavamo facendo un riassunto di come è andata tutta la stagione estiva qui al Blue Marine. Ho pensato che ho pensato che c'è stato quel momento in cui, è presente le luci rosse? Sì. Il mulino a vento. Ti sto ascoltando. E poi c'era il can can. È come se a un certo punto, per un attimo, siamo entrati all'interno del Moulin Rouge. Ragazzo mio, questo si aspetta. Ecco. Ed ero col mio amico Maggi. Per caso, come desiderio, è possibile farlo materializzare qui in questo momento? Vabbè, perché no? L'avevamo detto. Allora, abbiamo ancora un secondo? Chiedo gentilmente, perché il 28 siamo arrivati qui e ci siamo esibiti con un'emozione che stringeva quasi il collo. Ma adesso non è che sia cambiata la situazione, c'è un po' la stessa emozione. Però vi abbiamo detto, l'altra volta la sigla ve l'abbiamo fatta guardare, vi abbiamo mostrato la struttura e il volto, il mosaico di questi ragazzi che intersecato crea un'equipe d'animazione, un veliero che naviga e arriva al porto. Quasi, ci siamo quasi, ma visto che l'altra volta l'abbiamo guardata, questa sera vorremmo cantarla e ballarla insieme a voi e presentarvi brevemente i ragazzi di questa fantastica equipe, perché l'unico effetto speciale che veramente volevamo giocarci questa sera, a differenza del 28, era riuscire ad essere tutti insieme qui. L'altra volta non ce l'abbiamo fatta, questa volta vi presento l'equipe d'animazione del Blue Marine con Liberamente! Allora facciamo così, Liberamente è una parola, un mantra, un augurio, chi viene in vacanza e make it parte per questo fantastico
classico viaggio. E fa così. Carico la macchina, ci metto la bici, mi faccio del viaggio, gli stori sono felici, nuovi ricordi dentro le cornici, se scappo verso il sole, con le cicatrici, ogni volta che parto la stessa storia, scappiamo dalla noia, magari c'è la gloria, aspettarci un po' marina di camerota, è una vita che racchiude sogni dentro qualche nota, si apre la scena, noi siamo già qui, a ricamare i ricordi più belli, parte la camera, scena da qui, motori, azioni, siamo blu Cilento TV, ufficio pubblicità, 320 21 26 467. Email cilentotv@libero.it. Cilento TV, Marina di Camerota, Salerno, Italia.